Intanto non poche perplessità emergono tra i 5 Stelle in merito all'intesa con Nigel Farage, leader degli euroscettici inglesi. Replica secco dal suo blog Beppe Grillo, c'è chi chiede le mie dimissioni, ma non si sa bene da cosa. E comunque il tempo è dalla nostra parte. Il servizio è di Giuseppe Carboni. 5 Stelle che discutono in un bar davanti ai gruppi della Camera. Passa Paolo Taverna e dice. Un passo indietro, ma io credo che l'umiltà sia una dote, non sia un difetto. Oggi c'è l'assemblea, analisi del voto europeo. Lo staff comunicazione della Camera tira fuori un documento severo sul come e dove si è sbagliato. Critiche a 360 gradi, dall'atteggiamento dei portavoce, che devono essere meno saccenti, all'hashtag vinciamo noi sbagliato, fino alla necessità di parlare di più e meglio in TV. Documento che avrebbe fatto arrabbiare Casaleggio e Grillo. Notizia questa che non trova al momento conferma. La sintesi la fa il capogruppo Brescia. L'obiettivo è cercare di capire come ripartire, come andare avanti facendo l'opposizione dura che abbiamo sempre fatto. Se questa è la linea, l'invito all'autocritica di Pizzarotti e gli attacchi più duri di Currò e altri ripropongono l'esistenza di un'area di dissenso non sopito. Tanto che Roberta Lombardi non ha escluso nuove espulsioni mentre Grillo ha parlato di miracolati della politica. E sul fronte europeo l'incontro tra il garante del movimento e Farage, il leader nazionalista inglese, ha lasciato il segno. Dubbi su Twitter e le critiche di Giulia Sarti ripetute anche oggi su Facebook. Sull'incontro Villarosa dice. Grillo? È perché lo chiede a me. Perché fate parte dello stesso movimento, sono... È andato come persona fisica. Ma non è che Farage è estremista? Lo calmiamo un po' noi. Lei dice che ci è riuscita? Ma assolutamente sì. E Morra spiega. Su alcuni punti è da me molto distante, da me. Io valgo uno come tutti gli altri. Su altri punti è più vicino, ma questo vale per tante altre forze. Insomma, non sarà Waterloo, come ha detto Grillo, e il Malox avrà anche fatto il suo effetto, ma metabolizzare il risultato di domenica e capire la prospettiva europea del movimento è un percorso agli inizi e ad oggi non sembra semplice.